Camp, siamo con Paolo Bolaffio, giornalista dell'Erba. Ecco, parliamo un po' di questa interessante iniziativa che insomma si replica e replica anche qua, qui in Ravenna. Eh sì, sì, siamo felicissimi di essere di nuovo qua con voi, insomma è una buona partnership questa, veramente. Si discute seriamente in questi posti e quindi ci piace esserci. Anche le formule sono belle, quindi complimenti e congratulazioni. Noi invece continuiamo, sì, speriamo di, cioè la rete continua, i riconoscimenti sono tanti, i nostri ragazzi sono sempre di più, hanno quest'anno non solo dai 5 ai 20, ma allargheremo probabilmente anche a una fascia di universitari interessati alla cosa. Sono reporter ambientali, ovviamente, sono più di 5.000, scrivono nel nostro giornale. Quello che non sappiamo è se avremo i fondi sufficienti per far partire la settima edizione del premio nazionale e internazionale, perché insomma, le difficoltà della crisi sono serie anche per noi e le istituzioni non sono proprio così attente. Ecco. E quindi il nostro, essendo un progetto no profit, ha comunque necessità di essere sostenuto per le spese vive e il rischio c'è. Ma ci auguriamo che la sensibilità ci sia e sia colta. Intanto pomeriggio di nuovo alla Backcamp, tu sei appena arrivata, insomma faremo i conti con l'ambiente più tardi insieme a te, insieme agli altri giornalisti ed esperti. Sì, 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 sicuramente quello di cui vorrei dire, su cui vorrei dire due parole è una riflessione fra decrescita e scienza e questo concetto di sviluppo sostenibile. Ecco, fare un attimo un punto della situazione, perché quello è un modo di ragionare in termini di fare i conti con l'ambiente, che a me piace anche perché se parte il premio sarà quello il tema del nostro premio quest'anno. Perfetto, in bocca al lupo. Grazie a voi.